Ragazzi e ragazze, signore e signori, benvenuti in questo nuovo video di Galaxy Life. Ora, è la quinta volta che provo a registrare quest'intro perché macchiato ho deciso di fare sempre rumore di continuo. Io non ci credo che ho detto queste parole, comunque che siamo su un video di Galaxy Life. È un sogno che diventa realtà, io ho giocato tutta la mia infanzia in Galaxy Life su gioco.it continuamente. È, penso, veramente il gioco che abbia marchiato di più la mia infanzia e ora, dopo un tentativo fallito di rinascita, tempo fa l'ho ritrovato su Steam da un anno quasi che è uscito. Io non ne sapevo niente, non ci credo. Siamo qui, io non ho guardato nulla, ho solo visto che c'è, è gratis, l'ho avviato. E ora scopriamo cosa c'è, com'è. Dio, mamma mia, non avete idea di quanto sia importante per me questo gioco. È letteralmente tutta la mia infanzia in un videogioco che non credevo avrei mai rivisto in tutta la mia vita, eppure eccoci qua. Non so chi sono gli sviluppatori, mi congratulo con loro, mi informerò meglio dopo questo video, ma intanto volevo fare la mia reaction all'inizio e, insomma, vedere cos'è, cosa c'è di diverso, cosa c'è di nuovo, perché, oh mio Dio, semplicemente, oh mio Dio, sono senza parole. Ok, iniziamo, siamo qui, questo è il nostro mondo. Firebit ha trovato questo pianeta, dobbiamo prepararci per l'invasione perché la lore di Galaxy Life è noi che scappiamo da qualcuno che ci vuole menare, che è Firebit, quindi noi dobbiamo difenderci. Questo è il fantastico tutorial, prendiamo un cannoncino, lo mettiamo di difesa, possiamo finirlo con una chip, un chip che è la currency, la premium currency del gioco, che ci ha trovato, ok, noi ci mettiamo in difesa, diciamo ok, lui ci attacca, il nostro cannone lo fermerà. Non so quante volte ho giocato questo tutorial ai tempi in cui non riuscivo a farmi un account. Perfetto, prima notte, i volumi sono altissimi, fantastico. Fatemi abbassare direttamente un po' il volume, così si sente la mia voce. Abbiamo salvato il pianeta, fantastico. Abbiamo delle truppe, sono gli Starlinator, dovrebbero essere. Non so se mi ricordo il nome, non ci gioco da 10 e passa anni. Ok, ora andiamo ad attaccare Firebit, la nostra piccola galassia. Oh mio Dio, rivedere una di queste galassie. Io non ho parole, non ho parole. Se state guardando questo video, scaricatelo e giocatelo, perché è un'esperienza che dovete vivere. Attacchiamo il nostro carissimo Firebit. Ci sarà il tutorial di come attaccare. Prendi gli Starlinator, mettili qua. I volumi sempre ad un livello altissimo. E distruggiamo tutta la sua base. Perfetto. Yeah! Siamo fortissimi. Let's go. Torniamo alla nostra base e andiamo avanti con il tutorial. Ok. Vabbè, i nostri consiglieri ti guideranno con le missioni. Buona fortuna nel conquistare la galassia. Ci sono i daily reward, questa cosa non la sapevo. E buongiorno, possiamo guardare l'infinito delle galassie, come dire, le cascate, che altro quelle di Clash of Clans. Nostre decorazioni. La nostra base. Queste mi sembrano, sono sempre sembrate, non so, tipo una tartaruga, che siamo su una tartaruga e ci stiamo muovendo. Non chiedetemi perché, avevo una fervida immaginazione da piccolo. E io non ho idea di, cioè, sembra letteralmente, oh mio Dio, è letteralmente allo stesso livello delle ultime versioni che c'erano su Gioco.it prima che chiudesse. Potrei avere un infarto, potrei avere seriamente un infarto perché non lo so, non so se qualcuno. C'è tutto, crafting, nuke, quello, la fre... Oh mamma mia. Alert. Oh, capitano, caporale, generale, non ho idea. Maggiore war report. War. Bla bla, capitano, Firebit Species are approaching, oh no, si sta riavvicinando Firebit. E niente, e niente, e niente, e ci riattacca. Oh no, gli UFO! Che schifo che fanno gli UFO, tra l'altro non catturano gli Starling, attaccano le risorse. Vabbè, ci ha ciulato gli Starling, mannaggia. Perfetto. E
quindi ora dobbiamo andarceli a riprendere. Non ho letto tutto, vabbè, insomma, in sintesi ci avrà detto, andiamo all'attacco, non possiamo permettergli di fare queste cose. Siamo nella galassia 358 e 281, quindi deduco che sia molto popolato questo gioco. Ripeto, è gratis ed è su Steam. Dio mio. Capitano, nostri servizi segreti, la nostra intel, ci ha detto che Firebit... Sì, ok, ci ha preso ancora più soldati. Dobbiamo costruire un campo di addestramento. Oh mio Dio. Instant build 50 minerali, sì. E addestrare 3 marine. Ok. Tanto l'altra nostra missione è, se costruiamo delle banche, potremmo conservare più risorse. Ok, allora andiamo a costruire una banca. Non abbiamo le risorse, perfetto. Allora JK, non costruiamo la banca. Mission completed, 1000 minerali. Ci prendiamo le risorse, all'inizio ci daranno un sacco di drop. Nuova missione, capitano! Gli Starling che sono stati rapiti sono stati localizzati nel pianeta di Firebit. Confermiamo la loro locazione e insomma, e prepariamoci all'attacco. Oh mio Dio! Firebit, spiamo. Firebit, Firebit, Firebit. C'è sotto. Ma la Madonna. Mi ricordo per distruggere sta base tempo fa. C'è voluto un sacco. Abbiamo delle spying capsule anche che possiamo usare per scoprire bene tutto quello che c'è. Non lo faremo. E queste sono le prigioni, I guess, degli Starbit. Andiamo a casa. Dai nostri Starling. Non so cosa ho detto. Qua sopra ci sono free gifts, friends, invite. Tanto missione completata. Capitano, le nostre spie hanno localizzato la chiave che aprirà le gabbie degli Starlings. Sparagon, il pirata, è quello da incolpare, che deduco alle chiavi. Costruisci due torri dei cecchini. Ma non abbiamo risorse. Come dobbiamo fare senza risorse? Come dobbiamo fare senza risorse? Non ne ho idea. Con calmina lo capiremo. Proviamo ad andare a visitare il Derby. Nostro Derby, me lo ricordo ancora la sua base. Ciao, il Derby, quanto sei... Come fai a essere a livello 100 e essere così... Vabbè, non facciamoci domande. Aiuta, aiuta, aiuta. Ok, grazie mille. Vai a casa. Tra l'altro, dovrebbe averci dato... Esatto, possiamo fare un altro costruttore perché ci ha dato la cassetta degli attrezzi. Quindi, assumiamo un nuovo costruttore. Mamma mia. Voglio urlare. Voglio urlare tantissimo perché mamma mia. Ok, le nostre missioni sono fare una banca e... costruire due torri dei cecchini per difenderci dal derby. Non abbiamo risorse. Non abbiamo risorse. Questo è lo shop. Cosa abbiamo? Lightning Bullet. Ok, fa le nostre torrette più forti. Defensive Pack. Ok, per le mine. 5 Star Shield Pack. Ok, compra 5 scudi, 10, no, 25, 50, ok. Per l'attacco abbiamo freeze bombs, nuke, le meteoriti e piogge di missili. Units, vabbè, sono units speciali da acquistare. Oh mio Dio, è vero, c'erano anche i clan con le medaglie per potenziare il livello massimo le truppe. Doom pack, star batteries pack, horror pack, mamma mia, c'è tutto. Sì, non so quando saranno disponibili i clan, se ci sono i clan. Qui nella destra ci sono due pulsanti che non riconosco. Questo è Daily Reward, ok. Questo non ho idea di cosa sia. Social Media. Ok, perfetto. Entrerò nel loro Discord e guarderò il loro YouTube molto presto. Allora, se provo a togliere qualche piccola decorazione, tra l'altro fantastico che non servono gli operai, ci danno, oltre alle chips, ci danno soldi. A noi servono i soldi. Quindi faccio che togliere un po' di decorazioni, quelle magari più bruttine e piccoline, e poi ci ritroviamo. Ok, allora ho tolto le cose intorno che non ci interessavano. Inoltre ho anche un po' guardato le opzioni. Ho scoperto che ci sono sia delle opzioni per il volume, per regolarlo. Incredibile, non avevo idea. Potevo guardarlo prima invece di abbassare i volumi da OBS. E un sacco di altre cose interessantissime.
Non sono però il focus di questo video, noi ora vogliamo costruire le nostre torri dei cecchini. Quindi la prima torre del cecchino la mettiamo là, la seconda torre del cecchino la mettiamo qui, perché sì. Ok, le costruiamo istantaneamente grazie ai nostri minerali e ci prepariamo la difesa di Sparagon. Ok, attaccherà con tre looter e uno zeppelin. Ah, ho scoperto che ci sono un sacco di lingue anche nel gioco, ma non c'è l'italiano. Ma questi sono dettagli, non importa. Noi siamo pronti all'attacco di Sparagon. Mettiamo velocità per 2 finché arrivano, anche per 4. Ok, poi lo rimettiamo per 1. Lo zeppelin, sì. Vabbè, lo zeppelin, ciao ciao. Iniziamo a ricostruire tutto. Prendiamo anche le nostre ricompense. Ok, andiamo avanti. Sono troops, sparo. Ok, quindi dobbiamo difenderci ora, fare la nostra vendetta. Perciò dobbiamo prima di tutto attivare i looter, che possiamo per fortuna attivare con i nostri minerali perché non abbiamo più oro. Però poi dobbiamo anche costruirli, aia, cioè addestrarli. E non abbiamo l'oro per addestrarli. Ok. E devo ancora anche costruire una banca. Quanto costa la banca? Per pura informazione personale. Risorsa, 760 di oro. Mannaggia. Allora, togliamo i crateri che non ci piacciono. Aspetta, solo minerali, fantastico, non serve l'oro. Intanto una nota, nel caso qualcuno giochi, non rimuovete questa spaceship, perché non ve la ridanno mai più. Almeno non mi pare. Ai vecchi tempi non si poteva ricostruire. Bene, mancano 10 secondi, però a me servono ancora le cose interessanti. Quindi direi che posso togliere anche queste decorazioni. Ok, abbiamo scoperto il looter, perfetto. Io direi di togliere questi alberi che non mi piacciono praticamente togliamo tutto. Non serviva fare una selezione precedentemente. Ok, abbiamo abbastanza risorse per costruire una banca, ci vogliono 10 minuti, noi skippiamo e guadagniamo 5.000 di oro come reward per questa missione. Fantastico, tanto Macchiato è venuta a darci fastidio, l'allontaniamo, quindi se avete sentito un miagolio strano era Macchiato. Ok, il derby è il capo della resistenza e ci ha detto di andarlo a visitare come missione, andiamo, ciao il derby. Perfetto, torniamo a casa e prendiamoci le nostre ricompense. Non so perché ci ha detto come se ci avessero attaccato un sacco e ci hanno attivato lo shield, non ho idea. È il tutorial, non importa. Ok. Allora, praticamente era la missione che diceva di avere un altro builder, costruttore e di altre cose che non mi ricordo, cioè mi ricordo ma non mi ricordo. E di collezionare tre monete come il suo stipendio, anche se in realtà non ci sono le monete. Cioè non ha uno stipendio, non servono le monete. Ok, conosci i minerali, sono importanti, quindi costruiscili. 120. Ah, adesso abbiamo un sacco di monete, quindi possiamo costruire la nostra miniera, fantastica. Possiamo addirittura costruirne tutte e quattro. Livello 2 intanto, let's go. Sì, non sono messe bene, però non mi interessa. Tanto le costruiamo tutte e possiamo anche costruire le ultime due casette che ci mancano. Una e due. Là. Ok, possiamo anche costruire un silos, che deduco sarà una missione successiva. Noi lo costruiamo adesso e speediamo la sua costruzione con un altro chip. Ok, dobbiamo collezionare tre minerali. Fatto. Perfetto, 2.000 monete. Se, ok, sì, cliccando sulle banche si collezionano direttamente tutte le miniere barra le case. Cleaning up. L'ho fatto fino adesso, quindi se questa missione la finiremo una travolta, dobbiamo togliere una rana, purtroppo,
E dobbiamo addestrare 7 lutter. Costano minerali? Non lo sapevo. Credevo costassero tutti monete. Non me lo ricordavo. Cosa ho cliccato? Non lo so. Non voglio saperlo. Ah, solo i looter costano minerali. Ok, buono sapersi. Quindi attendiamo la fine del loro addestramento. Intanto guardiamo le altre missioni. Se costruiremo del silos, potremmo, insomma, conservare più minerali. Fatto. Ok, se non ricordo male, possiamo anche upgradarli. Ok. E il prezzo, sì, esatto, sono... cioè, si costruisce istantaneamente con un po' di minerali. Oh mio Dio, 6.000 minerali dei world. Grazie. Dicevo, è talmente veloce che possiamo farlo istantaneamente. Invece le casette no, perché sono 7 minuti e mezzo. Sotto i 5 minuti dovresti essere... Ci dovrebbe essere possibile finire l'upgrade con i minerali. Sopra i 5 minuti costa. Detto questo, allora, questa missione di cleaning up dobbiamo aspettare. 60 minerali. Dobbiamo aspettare ancora un pochino. Tanto cosa abbiamo? Abbiamo un piccolo esercito per testare le difese Sparragon. Attacchiamolo. Insomma, calmini! Cioè, non è che abbiamo tutte ste robe incredibili, ma... Attacchiamolo. Deploy your troops and remember to not force deploy everything at the beginning of the battle. Ok. Ok, mettiamo tutti i looter, perché qua non c'è nessuna difesa. Perfetto, e dopo che ci ha massacrati, cosa dobbiamo fare? Mettiamo tre marine a caso e preghiamo che facciano qualcosa. Vabbè. Abbiamo fatto la missione. Non credo che volesse che lo finisse. 7 looter e 3 marine. No, dobbiamo... Oddio, dobbiamo prendere altri minerali. A questo punto facciamo 10 marine. Ci vuole un minuto. Vabbè. Possiamo farlo passare un minuto. Con la magia dell'editing. Voilà. Non so fare i tagli, quindi accontentatevi di questo taglio. Abbiamo 10 marine. Tecnicamente possiamo andare a massacrarlo. Ora il nostro carissimo Sparracon. Credo, non lo so. Attacca tanto è gratis perché è nella stessa galassia, quindi non ci sono costi. Ok, allora il nostro signorino non ricostruisce le cose. Questa è notizia bella e buona. Quindi dal momento che i cannoni fanno danno ad aria, spreadiamo un pochino i marine. Comunque ci massacra, vabbè, raga, non sono a livello di farlo. Però dovremmo aver fatto la missione almeno. 9.000 minerali come reward, fantastico. Bene, ora dobbiamo costruire un esercito abbastanza forte per distruggere Sparragon. Ok, tecnicamente... perché mi chiede il cipsino e non i materiali? Non lo so, vabbè, usiamo il cipsino al volo. Dobbiamo farne 10. Seriamente? 10. Ci vogliono 3 minuti, quindi usiamo ancora la magia dell'editing. Ok, perfetto. Allora, abbiamo rifatto le truppe, quindi prendiamo anche i minerali per finire quest'altra missione. Abbiamo i 10 lanciafiamme, perciò prendiamo la missione del nostro caporale. No, ci chiede un'altra cosa, non di distruggere il nostro compà. Vabbè, iniziamo a migliorare la nostra base stellare, deduco. 10 minuti, una chips. Volevano dire un chips, non 10 minuti. Ok, dobbiamo anche fare 5 marine. Altri 30 secondi, vabbè, questi 30 secondi li spendiamo in gioco guardando l'altra missione. Allora, se costruiamo più case miniere avremo più risorse, ci aiuteranno a, insomma, crescere. Fantastico, le ho già costruite. Collezioniamo le monete e finiamo anche questa missione. Ora, i nostri lanciafiamme sono ok. Il nostro ultimo marine sta per essere trainato. Perfetto. 1.000 monetine come reward e andiamo ad attaccare Sparragon.
No, dobbiamo costruire. Oh mio Dio, dobbiamo costruire l'altro. Come si chiama? Non so come. Warp Gate. Il nostro cancello di teletrasporto, tipo. Ci vuole un minuto. Aspettiamo che arrivi il nostro costruttore e magari costerà dei minerali. Esatto, mi ricordavo bene che sotto i 5 minuti erano minerali. E dobbiamo costruire 5 looter di nuovo. Facciamo 5 looter, perfetto. Intanto guardiamo quest'altra missione. Allora, capitano, il pianeta ha bisogno di più divertimento. Fun. Possiamo costruire delle bellissime altalene. Va bene. Costruiamo un'altalena per 2000 monete là. Divertite? Adesso qualche Starling arriverà a giocarci. Va bene. Dobbiamo anche controllare un nostro amico per vedere se il suo pianeta è divertente. Prima prendiamo i reward per aver trainato le truppe e visitiamo il derby. E il derby, il tuo pianeta è divertente? Ma non mi sembra tanto divertente il derby. Ah no, ecco qua, c'è delle decorazioni qua al centro. Ma non è le altalene. Scherzavo, ce l'ha. Qua c'è l'altalena, c'è pure un tapirulan. E vabbè, bravo il derby, che a te devo dire. Ok, quindi missione fatta. Abbiamo controllato il nostro amico, il suo pianeta è divertentissimo. Quindi. Allora, lui ci dice che dobbiamo rilasciare 5 flamethrower nella base Sparagon, 15 bazooka e distruggergli la base. Però, ora mi chiedo. Allora, intanto iniziamo a attivare i bazooka, finiranno domani. Se io distruggo la base senza i bazooka, solo con questo esercito che ho, mi conta comunque la missione? Scopriamolo. Perché se distruggi la base, non è che ci posso mettere i bazooka. Allora. Mettiamo i nostri lanciafiamme, mettiamo i nostri marine, speriamo che i nostri lanciafiamme sopravvivano. Ok, i marine non sono sopravvissuti, però i lanciafiamme. Giusto! C'è anche un glitch che non fa attaccare le truppe. Cioè, le torrette nemiche si glitchano perché hanno due obiettivi allo stesso tempo e non sanno chi attaccare. Vabbè. Comunque, non riusciamo a distruggere la base. Abbiamo 5 luzzi. Ok. Tralasciamo i looter. E vabbè. Sparagon lo distruggeremo domani quando avremo anche i bazooka, deduco. Allora, upgrade una delle tue banche. Upgrade uno dei tuoi silos e colleziona i coin. Collezioniamo i coin, così intanto. Non sono abbastanza. Perfetto. Potenziare le banche e il silos, però 15 minuti e 15 minuti. Io direi che possiamo finire qua il primo episodio. Sono anche 25 minuti di registrazione. Il video sarà un pochino più corto con dettagli e degli aggiustamenti. E ci rivediamo domani quando avrò uno fatto questa missione e due avrò fatto anche un paio di altre cosette, mi sa, perché non so quanto riesco a resistere per il giocare. Ma farò un aggiornamento comunque. Intanto volevo rilasciare questo video, far vedere che questo gioco esiste. Giocatelo, scaricatelo, diventiamo tutti amici, creiamo un'alleanza fortissima e indistruttibile. Se non l'avete mai visto, non l'avete mai giocato, giocatelo, è gratis. È gratis e insegna solo a Clash of Clans, quindi sì. Compratelo. Sì, scusate, compratelo, scaricatelo, ripeto, è gratis. Grazie mille per la visione, questa è la mia bellissima base dopo questa mezz'oretta di gioco. Ci vediamo nel prossimo video, credo sempre oggi o domani, vediamo, perché devo studiare un ultimo esame, ma quella è un'altra storia. Ok, perfetto. Grazie mille, lasciate un bel like, un commentino e ci vediamo. Ciao ciao.